Uno dei motivi per cui viaggiamo è perché speriamo di raggiungere posti che ci possano ispirare, dove magari si vivano altri stili di vita interessanti. Luoghi dove il lavoro non è necessariamente finalizzato alla produzione e alla vendita. I termini chiave sono autosufficienza e autoconsumo, comunità e condivisione. Casa di Dario e Giulia, sulle pendici dell'Etna, si respira un'atmosfera comunitaria, in una campagna fatta di colline verdi che si perdono a vista d'occhio. I woofers lavorano di mattina e il pomeriggio si dedicano alle loro passioni. Dario e i suoi amici formano una affiatata tribù di persone che praticano affascinanti riti sciamanici animati da danze, canti e tamburi. Purtroppo non ci è stato possibile riprendere l'intero evento, ma questo è il rito anticipatorio per il Temazcal, una sauna magica all'interno di un'angusta capanna buia costruita col fango e la paglia. Al di là degli aspetti folcloristici e tribali, è significativo osservare come sempre più famiglie siano interessate a sperimentare nuove forme di socialità. Più il mondo è libero, più le persone possono elaborare culture, costumi e modi di vivere differenti, a seconda dei loro gusti e della loro filosofia di vita.